amici di Android Blog, per completare la serie L3 di LG a questo Mobile World Congress. Parliamo adesso di L90, che è il top di gamma della serie, della nuova serie L. Abbiamo anche qui un display da 4.7 pollici 960x540 e abbiamo un processore quad core da 1.2 GHz a pari dei precedenti, e anche qui il form factor è decisamente simile, con i tre tasti che vediamo qua in basso al di fuori del display, la home, il back e il menu e l'altoparlante del sistema, la camera frontale anche su questo L90, posteriormente la camera posteriore da 8 o 5 megapixel a seconda dei mercati, con flash LED, lato sinistro col bilanciere del volume e lato destro con il tasto di accensione e spegnimento blocco e sblocco, che può essere effettuato tramite anche il doppio tap, come da implementazioni recenti di LG. E questo L90 è praticamente come abbiamo detto il top di gamma. Andiamo a vedere un attimo la navigazione internet, se ha differenza con quella precedente, sul nostro sito androidblog.it, per vedere se anche qui, no, in questo caso non riusciamo ad avere la connessione. Niente, vabbè, l'abbiamo vista prima, com'era buona su L70 sarà altrettanto buona su L90. In questo caso allora vi facciamo vedere un po' tutto altre caratteristiche della UI. Proviamo ad esempio andare a vedere sulla camera se viene implementata le caratteristiche. Adesso eravamo in modalità panorama, andiamo a prendere la modalità normale per vedere anche la velocità di scatto, che messa a fuoco a 9 punti come sui top della serie LG, sembra tutto molto veloce e molto reattivo. Anche la versione di Android che equipaggia questo L90 è la 4.4 KitKat. E la memoria disponibile la andiamo un attimino a vedere sotto storage di questo L90, a vedere se ci sono cambiamenti rispetto alla serie precedente su General, e ormai siamo diventati degli esperti sull'interfaccia di LG, e quindi qua troviamo lo storage. Abbiamo un 3,87 GB di memoria, e vediamo qua la possibilità di montare o smontare l'SD. Questo ci fa presupporre che la memoria sia espandibile, fortunatamente. Quindi per questa piccola preview di L90 direi che è tutto. Un saluto da Alessio per androidblog.it.